AssoCounselor si sono dati appuntamento a Milano, al polo congressuale dell'Hotel Melià il 20 e il 21 aprile per il quarto convegno nazionale di AssoCounseling, dal titolo L'arte del counseling, professionisti consapevoli al servizio dell'individuo e della comunità. Due giornate nelle quali gli addetti ai lavori hanno discusso su temi prevalentemente istituzionali come l'applicazione della legge 14 gennaio 2013 numero 4, disposizioni in materia di professioni non organizzate e sui nuovi scenari che si prospettano in Italia per il counseling. Devo dire che è molto emozionante vedervi e vedere tutta quest'aula così piena, e quindi quello che abbiamo realizzato e che abbiamo costruito insieme in questi anni. C'era una frase molto bella di Saint-Exupéry che diceva: è il tempo che hai dedicato alla tua rosa che rende la tua rosa così importante. E credo che è quello che abbiamo fatto tutti insieme e di arrivare a questo. Di arrivare quindi a questo nostro quarto convegno con 600 iscritti, con 600 partecipanti, con un'adesione bella, immediata, che quasi non avevamo previsto. È una giornata importante, noi apriamo questo convegno con dedicheremo una particolare attenzione alla nuova normativa, oggi lavoreremo su questo e vediamo anche che cosa è cambiato per noi, cosa è cambiato nel mondo professionale, cosa è cambiato sul piano culturale. È un primo passo molto importante che ci vede riuniti in questo momento qui presenti. Vi ricordo anche che questo è l'ultimo anno del nostro mandato come Consiglio di Presidenza, quindi l'intento, anche il progetto che porteremo avanti in questo anno è quello di ampliare da una parte, quindi ampliarci ulteriormente, aprirci ulteriormente anche ad altri rapporti, altre relazioni che vedremo nel corso della giornata, e nel contempo strutturare l'associazione, terminare la parte strutturale che ci consentirà di andare un domani anche a nuove elezioni e quindi anche a non ingessare la struttura sulle persone. Presidente Fani, quarto convegno nazionale di AssoCounseling, molte le novità su cui state discutendo, tra queste anche la legge 4 del 2013 che segna una svolta in questa professione. Sì, questo è il nostro quarto convegno, siamo moltissimi iscritti, quindi siamo un numero elevato e in questo momento siamo proprio di fronte a un ampliamento e anche a un'affermazione della professione. Questa legge, che è delle professioni non regolamentate, apre uno spazio estremamente importante ed estremamente interessante, dove i professionisti delle professioni appunto non regolamentate vengono definiti professionisti, e questo è un salto di qualità enorme, un riconoscimento a milioni di lavoratori, tra cui anche i counselor. Cosa cambia? Cambia proprio la modalità con cui viene pensato l'esercizio della professione, quindi si cambia completamente rispetto a un modello precedente, e la importanza della relazione tra i soci e le associazioni di categoria. Le associazioni di categoria sono la rappresentanza professionale dei professionisti e quindi il sistema di certificazione di come i professionisti raggiungono il completamento della formazione e quindi la professionalità. Noi sappiamo che non è un obbligo per i professionisti non regolamentati iscriversi alle associazioni di categoria, ma sicuramente le associazioni di categoria, proprio per la previsione normativa, danno una trasparenza e una garanzia sulla formazione, sulla qualità, attivando al loro interno tutto un meccanismo anche di tutela del consumatore, quindi di tutela dell'utente finale, quindi facendosi responsabili come associazione di categoria e quindi rispondendone di tutte le informazioni che riguardano i singoli soci, quindi i singoli professionisti. Questo è un mutamento radicale sia nel mondo professionale, quindi nella modalità con cui una professione diventa sempre più, come dire, autoregolamentata e quindi una responsabilità in prima linea sulla propria formazione. Quindi saranno le associazioni di categoria che stabiliscono i parametri e, altro elemento importante, le associazioni di categoria possono confederarsi e quindi diventare letteralmente una forza anche da un punto di vista politico e rappresentativo. Quindi capite come l'importanza di rafforzare sempre di più l'aspetto associativo diventi fondamentale, perché l'assetto associativo è quello che rappresenta dei soci che hanno una qualità e una qualifica professionale acquisita in un determinato modo e mantenuta con determinate modalità. Quindi questo è un passaggio che va proprio curato, curato con quei criteri anche che abbiamo sempre detto, l'appartenenza, il concetto di far parte, ma soprattutto il concetto che il counselor deve sempre di più rafforzare la propria identità lavorativa, formativa e professionale. Questo credo che ci impegni molto, Questo è un passaggio da curare e da non assolutamente trascurare, è un impegno che ci dobbiamo prendere. L'inadempimento, cioè il fatto di esercitare un'attività senza quella dicitura, è una violazione tra le pratiche commerciali che vengono codificate dal codice del consumo. Vedremo poi quanto è importante il codice del consumo. Questo è l'unico punto in cui si esplicita un inadempimento a livello normativo. Questo è un punto focale e ve lo vorrei leggere perché credo che leggerlo insieme abbia un valore. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. Questo è un punto, a mio avviso, estremamente importante. È vero che sono concetti, sono delle espressioni, ma è su questo che noi dobbiamo lavorare. Questo è quello che si definisce un'autoregolamentazione e quindi una espressione sempre più curata di quella che è una responsabilità individuale e dell'associazione sulla competenza. Quindi questo che potrebbero sembrare, come dire, anche delle parole, oltre al fatto che giuridicamente hanno un grande valore, il principio della buona fede è un principio sostanziale sulla tutela del terzo, l'affidamento del pubblico, la correttezza, ma ritorno sulle prime parole, è libero, fondato sull'autonomia e sulle competenze, su quella che è l'autoregolamentazione, quell'altro binario dell'espressione della professione. È un passaggio cruciale, credo anche di spaccatura in quello che è l'attuale nostro sistema e quindi il nostro impegno su questo deve essere veramente alto e anche quello che deve essere la visione di una politica professionale. Okay. Questa è la modalità per cui quello che può sembrare un punto di arrivo anni fa, le libere professioni per lavorare in forma associata avevano delle grosse difficoltà, quindi adesso questo è un punto di arrivo. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa e, altro passaggio estremamente interessante, nella forma del lavoro dipendente. Perché diventa importante? Perché capite che in questo momento, ed è la domanda per esempio che è venuta fuori proprio in questi mesi da qualcuno dei nostri soci, il tema è: ma dove viene inquadrato a livello di ruolo, no, su quale inquadramento. Quindi questo è un altro punto su cui sarà da lavorare, perché la norma ci dice che questo è un lavoro che può essere esercitato anche come lavoro dipendente. Capite che sono punti che potremmo definire dei ponti, cioè sono delle espressioni che lette così potrebbero sembrare o un po' astratte o un po' vuote o da quasi sorvolarle, e invece sono dei ponti su quello che andremo a costruire e sull'impegno che ci dobbiamo prendere, perché quando, per esempio, come mi è successo, devo parlare di un profilo di dove viene inquadrato un counselor all'interno di un ospedale, nonché del suo trattamento economico, capite che anche noi dobbiamo riflettere, fare una riflessione su questo punto, ma questi sono passaggi fondamentali che la normativa apre. Quindi questi ponti vanno colti e vanno assolutamente potenziati e utilizzati. Questo è quello che ci riguarda. Considerate che la normativa mette, immaginate proprio veramente tre soggetti fondamentali: uno è il professionista, l'altro è l'associazione di categoria, l'altro è l'utente. Non c'è un primo, un secondo e un terzo, ma sono tre soggetti che interagiscono tra di loro, con i loro diritti e con i loro doveri. Per l'utenza chiaramente si parla fondamentalmente di diritti. Questa è la struttura associativa, quello che noi abbiamo costruito. È una base volontaria, non ha alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Da qui nasce quel passaggio di cui Tommaso oggi ci parlava fondamentale, cioè che nessuna associazione di categoria ha una rappresentanza esclusiva, ma l'importante è il coordinamento tra le varie associazioni di categoria. Quindi questo è quel ponte che dobbiamo fare dall'altra parte. Qual è il fine? Valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Come lo abbiamo coniugato questo? Vediamo nell'aspetto pratico che cosa succede. La valorizzazione delle competenze degli associati, voi sapete che fa capo a tutto quello che diventa l'aggiornamento, la valorizzazione dell'aggiornamento, e lo vedremo anche oggi in quello che sono gli ambiti. Le competenze vengono valorizzate, quindi le competenze che si acquisiscono in tutto l'iter, e abbiamo visto come questo iter personale si amplificherà, viene valorizzato, è un bagaglio che ci portiamo appresso e che costruiamo. Quindi questo è un aspetto che noi, per esempio, quegli ambiti che noi diamo, che poi vedremo anche come ci abbiamo ragionato sopra e come ci ha ragionato sopra il comitato scientifico, che vengono valorizzati e vengono fatti cosa? Passaggio successivo: agevola la scelta dell'utente. Quindi entra in ballo il terzo, l'utente. L'utente è il destinatario della nostra attività, che deve essere tutelato. Questo è un compito che spetta molto all'associazione di categoria, quindi prevalentemente all'associazione di categoria, e che capite che è un filtro, è un passaggio tra il singolo, tra il professionista e l'associazione. Immaginate proprio un organismo che respira dall'interno e dall'esterno, dall'interno dai soci e dall'esterno verso l'utente. Oltre 1200 soci iscritti ad AssoCounseling, un traguardo importantissimo. Sì, è una cosa di cui siamo veramente molto soddisfatti, molto contenti, e questa credo che sia proprio la risposta a un'appartenenza, a un senso di appartenenza profondo. Abbiamo sempre detto che l'associazione è dei soci e non viceversa, e quindi l'organo principale non a caso è l'assemblea dei soci, perché è il professionista che crea l'associazione, quindi è la qualità. Quest'anno abbiamo avuto una risposta anche molto alta al convegno, siamo oltre 600 iscritti, e questo credo che sia proprio la manifestazione di una realtà professionale e di professionisti che sono inseriti nel contesto lavorativo. In questi anni il counselor si è fatto conoscere sempre di più. Crede che le persone si stiano avvicinando a questa professione, oppure c'è ancora difficoltà sia da parte di altri operatori che della gente? Credo che ci sia una conoscenza maggiore, sicuramente la diffusione e l'informazione, la conoscenza del counseling è qualcosa che dobbiamo implementare ancora, sia come professionisti singoli che come associazioni di categoria ci sentiamo particolarmente impegnati su questo fronte. Non a caso noi abbiamo aperto un ufficio stampa, non a caso verranno editate 2 riviste, quindi si sta diffondendo, quindi rispetto a un tempo in cui il counseling era completamente sconosciuto, adesso il counseling lavora, si stipulano anche dei contratti di lavoro e quindi anche, stiamo pensando anche all'inquadramento di una figura professionale come il counselor, cosa che la nuova normativa pone, prevedendo anche l'assunzione come lavoro dipendente. Quindi è una diffusione su cui tutti siamo fortemente impegnati. Una curiosità, cosa l'ha mossa, diciamo, cosa l'ha spinta a scegliere questo percorso? Mi ha mosso un punto che credo che è l'autoconoscenza. Io credo che la conoscenza di sé, la conoscenza di come è una spinta interna dell'uomo, è una spinta irrinunciabile e quindi è un percorso iniziale di conoscenza di sé che poi permette proprio questo tipo di professione, è imprescindibile. E quello che mi affascina, quello che mi colpisce è la trasversalità di questa professione, perché è una professione trasversale, perché la relazione è ciò che caratterizza l'essere umano in tutte le sue forme espressive. Non a caso noi abbiamo una molteplicità di provenienze, anche di formazione alle spalle. La relazione è ciò che spinge l'essere umano a muoversi e anche l'autoesplorazione e l'autoconoscenza. Quali gli obiettivi futuri per AssoCounseling? Gli obiettivi futuri sono il completamento della struttura da un punto di vista organizzativo, che già direi che è a buon punto perché noi siamo prossimi a presentare la domanda al Ministero competente, e l'ampliamento della visione politica e quindi mantenere sempre questa strategia politica che guarda sempre un passo oltre a dove siamo adesso. Quindi 2 versanti, la parte organizzativa e la parte politica. Sarebbe abbastanza innaturale per me non lasciar trasparire l'emozione e anche la felicità per questo momento, perché non credo sia così consueto essere riusciti a mettere insieme più di 600 persone. Preme anche a me sottolineare quello che vi introduceva Lucia, e cioè il fatto che questo è per questo Consiglio di Presidenza nazionale l'ultimo anno del primo mandato. Quindi l'anno prossimo dovremo strutturare per tempo un'assemblea nel 2014 che porti con sé anche il regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali. E chiaramente il Consiglio di Presidenza si sta interrogando su come concludere il primo mandato, su cosa lasciare e su cosa lasciare di già fatto, ma su cosa lasciare anche di prospettiva per il futuro. E noi vorremmo in particolare puntare su 2 obiettivi. Il primo ve l'ha anticipato Lucia. Il primo obiettivo è quello di dare una struttura organizzativa interna all'associazione che possa andare al di là dell'area più squisitamente politico-istituzionale. Questo significa andare a strutturare una segreteria interna all'associazione che possa dotarsi di personale stabile da istruire e in grado di in qualche modo sbrogliare tutte le questioni più squisitamente organizzative. I presidenti, i vicepresidenti, i segretari e i tesorieri cambieranno, la struttura di AssoCounseling dovrà rimanere quella per consentire di non trovarsi ad ogni nuovo rinnovo del mandato a una situazione sostanzialmente di impasse, perché bisogna ripartire da capo. E noi chiedendo mandato questo pomeriggio all'Assemblea dei Soci ci impegneremo per andare verso questa direzione, che non sarà una cosa semplicissima. C'è un secondo punto però, che è un punto più politico e a mio modo di vedere anche più importante, e che ci ha portato via molto tempo, a me in particolare negli ultimi mesi. Siamo riusciti a fare un qualche cosa che in Italia non ha precedenti, cioè il riuscire a costituire una federazione di associazioni di counseling, dopo che le associazioni di counseling per 15 anni hanno avuto tutti i problemi che tutti voi ben conoscete, poiché molti di voi provengono anche da altre associazioni. Questo è un punto politico fondamentale, perché il punto di partenza è stato rendersi conto che da soli non eravamo in grado di portare avanti un determinato tipo di istanze, perché per quanto siamo grandi, per quanto riusciamo a mobilitare un numero enorme di persone, per quanto riusciamo ad avere visibilità, quando tu devi andare a contrattare determinati argomenti, questi numeri non sono sufficienti. E da un punto di vista più simbolico c'è anche un problema di mancanza di unità rispetto al mondo del counseling in generale. Noi abbiamo, dopo l'esperienza di 2 anni, che forse molti di voi si ricordano, del coordinamento italiano delle associazioni di counseling, un ente assolutamente informale, privo di una struttura giuridica, privo di una presidenza, privo di una segreteria, che si è interfacciato in questi primi 2 anni con l'Associazione Europea di Counseling, ci siamo accorti che mancava una struttura alle spalle che avesse un riconoscimento giuridico e avesse anche delle regole scritte, chiare e condivise da tutte le altre associazioni. In questi giorni sta nascendo FederCounseling, questo sarà il nome, che è una federazione che accoglie in maniera totalmente aperta, quindi senza preclusione alcuna, tutte quelle associazioni di counseling che si riconoscono all'interno di determinati valori e che intendono portare avanti una politica comune rispetto al mondo professionale. La federazione, ve lo dico molto brevemente, sarà strutturata attraverso 2 diverse tipologie di soci, di membri. Ci saranno i membri ordinari, che sono le associazioni che fin hanno i requisiti per poter far parte della federazione, e ci saranno i membri temporanei, coloro che avranno un tot di mesi di tempo per potersi mettere in regola con quelli che sono i requisiti che la federazione richiederà, e quindi c'è anche una logica dal nostro punto di vista di aiutare le altre associazioni ad acquisire determinati parametri di riferimento. Questo è un po' il quadro. Non è una cosa, ora detta così sembra facile, non lo è stata per niente, anzi a onor del vero la costituzione di questa federazione è stata in ballo fino all'altra sera tardi, per tutta una serie di problemi e di mediazioni che si sono rese necessarie. Credo però che questo sia un punto molto, molto interessante. Noi abbiamo recuperato un documento che è un documento che è stato dimenticato dai più, ma che il direttivo ha sempre avuto bene in mente, ed era un documento programmatico stilato tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, che sostanzialmente diceva, ve lo sintetizzo, poi lo trovate chiaramente sul sito web, sempre al suo posto perché è là da quasi 4 anni, indipendentemente dall'associazione di riferimento ci saranno sempre tutta una serie di tematiche legate al mondo del counseling, la formazione, il riconoscimento, l'aspetto previdenziale, l'aspetto anche di tutela, che in qualche modo travalicano l'appartenenza alle singole associazioni e sono peraltro degli argomenti forse troppo grandi perché possano venire trattati da una singola associazione, peraltro alcuni anche da una federazione. Pensate alla questione, all'annosissima e spinosissima questione sulla gestione separata dell'INPS, in quanto siamo tutti professionisti privi di una cassa di previdenza autonoma. E quindi, a nostro modo di vedere, la federazione sarà il punto di partenza per andare verso delle politiche unitarie e in parte anche verso delle politiche comunitarie, perché il primo obiettivo della federazione, che recupera avendo il mandato dal coordinamento, sarà quello di proseguire con l'interfacciarsi con l'Associazione Europea di Counseling, alla quale si potranno aggiungere spazi interessanti che andranno al di là dell'oceano, per esempio con l'Associazione Americana di Counseling. fermo restando che potranno esserci in futuro ulteriori aperture da questo punto di vista. Per noi quindi si è trattato di un momento un po' delicato, c'è stata una dialettica importante tra le associazioni di categoria negli ultimi 3-4 mesi indicativamente, e un altro risultato importante che credo siamo riusciti a portare a casa e che darà i suoi frutti prossimamente sarà quello di aver dato l'idea, di aver dato il là al COLAP, al coordinamento delle libere associazioni professionali, di creare al proprio interno un tavolo permanente sul counseling formato dalle associazioni di counseling aderenti al COLAP, che dovrebbe partire intorno alla seconda metà di maggio, più o meno. Il senso per noi era questo: la federazione avrà uno statuto chiaro che tutti voi, non appena sarà formalizzato, vedrete, e i soci lo riceveranno direttamente per email e vi verrà spiegato e tutto quanto. Verrà ampiamente pubblicizzato da tutte le associazioni, verrà ampiamente strutturato sul sito web della federazione, che è FederCounseling.it, anche se ancora non è riempito di contenuti. E però l'idea della federazione ha creato inizialmente un blocco, perché per quanto lo statuto prevede in maniera molto ampia la possibilità di afferire da parte di tutte le associazioni, senza preclusione alcuna per nessuna associazione, per alcune c'è stato un po' una sorta di blocco emotivo del tipo: ma insomma, se l'avete pensata voi, allora poi sarete voi a dirigere i lavori. No, non sarà ovviamente così, però è vero, in buona parte l'abbiamo pensata anche noi, un po' di merito ce lo vogliamo prendere. E allora l'idea del tavolo permanente del COLAP è quello di avere uno spazio neutro, diciamo super partes, terzo se preferite, che può essere una sorta di modo per avvicinarsi alla federazione attraverso quel tavolo, capendo che la federazione non ha che le finalità che saranno espresse all'interno dello statuto. Quest'anno in particolare è per noi un momento molto emozionante, perché con questo quarto convegno nazionale credo abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo, quello di riuscire a portare più di 600 persone in una stanza d'albergo per discutere di tematiche inerenti quello che era fin da sempre, fin da subito è stato l'obiettivo di AssoCounseling, cioè la costruzione di una comunità professionale. E quindi da questo punto di vista devo dire un anno molto importante. Quello che accomuna gli iscritti ad AssoCounseling o comunque i counselor è il credere in questa professione. Infatti molti di loro vengono da percorsi professionali differenti, eppure hanno questo obiettivo comune di credere e far valere questa professione. Sì, quello che accomuna gli iscritti di AssoCounseling è una visione della professione, e più in particolare una visione di come andrebbe e dovrebbe essere strutturata una comunità professionale. In questo AssoCounseling, quando nasce nel 2009, a luglio del 2009, fa un po' un intervento di rottura in quello che era fino a quel momento il panorama associativo italiano, poiché fa nascere un'associazione professionale che si basasse esclusivamente sul lavoro e sull'apporto dato dai soci, contro ogni logica che era stata portata avanti fino a quel momento, e quindi il socio in particolare si riconosce più che in una visione specifica sul futuro della professione, ma su una vera e propria visione relativa alla costruzione di una comunità professionale. Nell'occasione avete anche presentato FederCounseling, che cos'è? FederCounseling è la grande novità del 2013, una delle pecche che maggiormente hanno in qualche modo caratterizzato il mondo professionale del counseling italiano è sempre stata la totale mancanza di comunanza di intenti, o se la vogliamo dire in un altro modo la necessità di dover rimarcare particolari differenze che poi hanno portato a una divisione, una frammentazione sempre maggiore del panorama associativo esistente. FederCounseling è un'importante novità del 2013 perché per la prima volta un gruppo cospicuo di associazioni professionali fonda una federazione ritrovandosi su una visione comune, su degli intenti comuni, nell'ottica di portare avanti dei progetti comuni. Il punto di fondo, il punto focale è che, indipendentemente dall'appartenenza di un singolo professionista a una singola associazione, e fermo restando che le associazioni continueranno a lavorare in regime di concorrenza reciproca, si è ritenuto che vi fossero dei punti particolari all'attenzione di tutti che dovessero essere trasversali e che dovessero andare necessariamente al di là delle singole associazioni, come i temi previdenziali piuttosto che quelli legati alla tutela, piuttosto che quelli fiscali, quindi aree molto vaste e molto importanti. In questi anni sono stati molti traguardi raggiunti da AssoCounseling. Sì, AssoCounseling nasce quasi per scommessa in un afoso giorno di luglio del 2009. Noi stessi pensammo all'epoca: ma perché fare un'altra associazione, già che in Italia ce ne sono così tante? E fin da subito siamo stati spinti da un cospicuo numero di soci che in qualche modo ha creduto in questo progetto. E mi ricordo un pomeriggio a Milano scherzavamo facendo uno strano brainstorming che si intitolava L'associazione che vorrei, e in qualche modo abbiamo tentato di mettere in piedi un'associazione professionale che fosse rispondente a quelle che realmente erano le esigenze dei professionisti sul territorio. Dal 2009 è stato un percorso di crescita costante, ogni anno, sia come numero di iscritti certificati che come numero di scuole i cui corsi vengono accreditati dall'associazione, sia anche come accordi italiani, europei e internazionali che AssoCounseling è riuscita a portare a casa e che in qualche modo si ripropongono e si riversano a vantaggio di tutti gli iscritti. Quali gli obiettivi futuri? Allora, AssoCounseling, anche in ragione dell'ultimo anno di mandato dell'attuale gruppo dirigente, si pone due obiettivi strategici. Il primo, che nasce con la partenza di FederCounseling, è quello di tentare di raggiungere insieme degli obiettivi che vanno al di là delle singole associazioni e che riguardano tutti i professionisti sul territorio italiano. Questo sarà evidentemente un obiettivo a medio-lungo termine, perché i cambiamenti anche da un punto di vista normativo e legislativo ce ne sono già stati e ce ne saranno molti anche in futuro. L'altro obiettivo, ed è un po' l'eredità che questo gruppo dirigente vuole lasciare all'associazione, è quello di strutturare ancora di più il senso di appartenenza di una comunità professionale. Al di là della contingenza che vede in questo momento un certo gruppo dirigente, l'idea è quella di lasciare proprio a tutti i soci il senso di appartenere a una comunità professionale, cosa che per noi è fondamentale. La mia crescita personale è fortemente figlia di tutti gli spunti, di tutti gli stimoli, di tutte le idee che mi hanno dato in questi 20 anni le associazioni professionali. Io non sarei quello che sono se non avessi avuto questo continuo confronto, questo continuo processo di condivisione con un mondo che, se voi ci pensate bene, racconta da 20 anni un processo di rete, un processo di scambio, un processo di condivisione, di cui forse adesso, attraverso i social network, attraverso la rete, abbiamo consapevolezza, ma che in realtà aveva già in pectore tutte le sue caratteristiche già 20 anni fa. Vedete, le associazioni professionali, se posso usare una metafora, sono un po' il sistema nervoso del paese, il sistema nervoso di una comunità nazionale. Se, per fare un paragone, le piccole e medie imprese vengono considerate un po' il sistema cardiocircolatorio, le associazioni professionali, i professionisti, sono il sistema nervoso, cioè sono il sistema dove scorre a rete la conoscenza, dove scorre a rete la capacità di condividere questa conoscenza. Ed allora vedete come se questo è vero adesso, lo era tanto più, naturalmente, con livelli diversi e con livelli soprattutto, come vi dicevo prima, di consapevolezza diversi 20 anni fa. E perché vi faccio questa premessa? Vi faccio questa premessa perché provo a trovare un filo rosso, diciamo così, un ragionamento di riallaccio a quanto ci eravamo detti nelle due precedenti edizioni del vostro congresso, del vostro convegno. 2 anni fa a Milano avevamo, partendo da un cartello che raccontava Division, se qualcuno di voi se lo ricorda, avevamo provato a ragionare insieme su un processo che sostanzialmente tendeva a spaccare in due in maniera molto forte, scusate se sono un po' brutale, un concetto fondamentale, che era quello della capacità del riconoscimento legislativo di dare un valore aggiunto. E che cosa avevamo detto? Quali erano i due concetti che avevamo focalizzato? Avevamo focalizzato due grandi concetti, il concetto di autorità e il concetto di autorevolezza. E quello che avevamo condiviso è che non era l'autorità e quindi il provvedimento legislativo come spada del re che ti nomina cavaliere ad essere il nostro obiettivo, ma era l'autorevolezza. L'autorevolezza voleva dire essere riconosciuti come professionisti di alto livello sul mercato, non perché intervenisse un qualsiasi processo dall'alto, un qualsiasi meccanismo divino che ti inseriva in un recinto. Pensate a quanto succede per gli ordini professionali, che ti inserisce in un recinto e che ti dà, teoricamente per sempre, quella auctoritas, fra virgolette, di essere un professionista buono. Noi avevamo fatto un'altra scelta. La scelta era quella di confrontarci con il mercato, la scelta era quella di supportarci vicendevolmente in associazione, la scelta era stata quella di crescere personalmente, pensate a quanto vi ha detto prima Valleri, crescere personalmente per poi essere riconosciuti dal punto di vista legislativo. Primo punto, Milano. Secondo punto, l'anno scorso a Firenze. L'anno scorso a Firenze avevamo provato ad evolvere questo ragionamento. Perché? Perché tutti quanti dobbiamo evolvere, lo sappiamo bene. E qual era stato il passo in avanti? Per acquisire autorevolezza nell'era del capitalismo intellettuale, come avevamo ragionato l'anno scorso, dove la conoscenza diventa il fattore produttivo dominante, avevamo bisogno di creare che cosa? Una reputazione. Perché è solo la reputazione che crea l'autorevolezza. Non c'è nessuno che ve la può dare, ma è il sistema nel suo complesso, e il sistema è fatto di tante cose, istituzioni, mercato, consumatori, clienti, utenti e via, altre associazioni, che invece vi possono riconoscere, ci possono riconoscere questo concetto di autorevolezza. Stante questo fatto, il processo è continuato, pensate a un cammino ideale. Eravamo partiti da un mondo in cui tutti quanti aspiravamo ad avere la grande madre ordine. Parliamoci molto chiaramente, quello era il sistema che noi avevamo, è il sistema che in quota parte abbiamo ancora, tutti quanti noi aspiriamo ad avere un monopolio, una rendita di posizione, è una cosa naturale. E invece però stavamo transitando, stavamo evolvendo verso un sistema in cui non c'erano rendite di posizione, ma c'era un confronto continuo in termini di reputazione sul mercato. Vedete, questo è un passaggio fondamentale per capire quali sono gli scenari che si aprono per la professione del counselor. Dottor Deiana, importanti novità per le associazioni professionali, cosa è cambiato anche alla luce della legge 4 del 2013? Beh, si è aperto un grande orizzonte strategico per il sistema professionale italiano nel suo complesso e per il sistema associativo in particolare. La legge sostanzialmente ha un grandissimo merito strategico, come dicevamo, e cioè quello finalmente di dare uno status dal punto di vista dell'essere professionisti a tutti quei soggetti che pure operavano da tanti anni magari sul mercato e che però non facevano parte di ordini o collegi professionali. Per la prima volta una legge dello Stato rende merito di questa attività, di questi soggetti sul mercato, e naturalmente ne rende merito anche attraverso un riconoscimento, anche se di riconoscimento in senso giuridico non si può parlare, del, diciamo così, punto di forza di questi professionisti che sono le loro associazioni professionali di categoria. Quindi da una parte grande enfasi sullo status di professionisti, dall'altra una grande griglia di crescita, perché anche di crescita dobbiamo parlare, per tutte le associazioni professionali che dovranno, non lo sappiamo ancora, alcune dovranno, alcune già lo fanno, adeguarsi ad alcuni dei paletti previsti dalla legge come standard qualitativi per poter accedere agli strumenti di visibilità istituzionale che la legge stessa mette a disposizione. Ha sempre seguito il percorso che ha fatto in questi anni AssoCounseling, molte cose sono cambiate, molti traguardi sono stati raggiunti. Ma credo che AssoCounseling sia veramente uno degli esempi più importanti di come si può sviluppare un percorso di crescita straordinario nel sistema associativo. AssoCounseling non è un'associazione molto anziana dal punto di vista dell'età, ma è un'associazione che si è data anche prima della legge, e questo credo sia l'orizzonte di tutti quanti, sia i singoli professionisti che le associazioni, un orizzonte 2.0, cioè un orizzonte di evoluzione che andasse oltre quelli che erano i parametri legislativi dell'epoca. A quel tempo il 206/07, quindi il decreto legislativo sull'applicazione della direttiva qualifica in Italia, e invece si è posizionata strategicamente su questo orizzonte 2.0 che la porta, adesso che c'è la legge, ad avere dei punti importanti di vantaggio competitivo sul resto del sistema. Così come altre associazioni hanno fatto, AssoCounseling ha scelto strategicamente una strada innovativa e questo evidentemente la sta premiando. Lei prima nel suo intervento ha parlato di unione, di forza del condividere progetti insieme, di lavorare per stessi obiettivi, è questo il suo suggerimento? Questo è veramente l'orizzonte strategico sul quale ci dobbiamo posizionare tutti, associazioni professionali, professionisti, istituzioni, nazioni. Il vero fattore competitivo vincente, il vero fattore critico del futuro è l'interdipendenza. Noi dipenderemo sempre più gli uni dagli altri ed è connesso evidentemente al concetto di rete. Sia le associazioni professionali che il sistema professionale nel suo complesso, quindi sia le piccole reti che le piccole reti messe a sistema, quindi complessivamente, devono sempre più stringersi e tenersi compatti in un'ottica sia di vicinanza ma anche di rilancio dell'innovazione, perché questo è l'unico sistema su cui possiamo contare per rilanciare questo Paese. Nell'occasione molte le novità che sono state presentate, tra queste la creazione dell'ufficio stampa e di 2 nuove riviste. Un'importante novità per AssoCounseling, un ufficio stampa. Sì, diciamo che è frutto di una scelta che è nata lo scorso anno e che quindi abbiamo voluto, proprio in termini propositivi, realizzare cercando di non stare più in una logica di difenderci da quelle che possono essere campagne, attacchi, equivoci, anche cercare di capire, ma proprio per orientare la nostra azione verso la costruzione di una cultura del counseling. Quindi avevamo 2 strade, o la tutela o effettivamente la costruttività. Ci è sembrato che la seconda raccogliesse anche la possibilità di tutelare quello che intendiamo come l'arte di aiutare ad aiutarsi realmente, per cui ci sembra una cosa molto buona che alla fine tutto questo ha avuto una gestazione faticosa ma anche, voglio dire, divertente, perché ha consentito anche di conoscerci nel microcosmo di questa piccola comunità che poi AssoCounseling ha consentito di creare. Quindi ci siamo messi a disposizione, counselor a nostra volta, su questo progetto. Alessandra, un ufficio stampa di più persone, ognuno di voi ha il proprio compito, la realizzazione anche di 2 riviste, quali queste riviste? Le 2 riviste sono la rivista italiana di counseling, che sarà una rivista interna di formazione, ce ne parlerà Edoardo Bracaglia che la dirigerà, e AssoCounseling News, una rivista rivolta al pubblico che dirigerò io. Sostanzialmente parlo della mia perché lascio poi spazio ad Edoardo, e la nostra intenzione è di far conoscere sempre di più al grande pubblico che cos'è il counseling, quindi effettivamente dare finalmente un contenitore che possa dare informazioni corrette, veridiche, trasparenti al pubblico, sia nel senso di far conoscere che cos'è davvero questo tipo di relazione d'aiuto, relazioni d'aiuto già esistenti, sulle quali finora c'è sempre stata confusione, la gente ha bisogno di aiuto e non sa a quale tipo di professionista rivolgersi, e poi contribuire anche a far conoscere la ricchezza, la varietà, no, del counseling. Il counseling può essere, come dire, può avere approcci diversi, tecniche diverse, quindi può dare supporto in modalità diverse, ed è bene che il pubblico finalmente conosca questa varietà, in modo che sempre più una persona che ha bisogno, che in un momento di difficoltà, che deve gestire la propria difficoltà, superarla, si spera, no? O fare chiarezza su un momento particolare della propria vita, che sono appunto contenuti specifici di una relazione di questo tipo, possa effettivamente rivolgersi al professionista giusto, sapendo perché va da quel professionista, che cosa troverà da quel professionista, e quindi evitare quello che sta invece ancora purtroppo accadendo, che ci sia confusione, che ci sia non chiarezza, che una persona vada dallo psichiatra se non ha assolutamente bisogno di andare dallo psichiatra e così via, no? Quindi questa è la finalità specifica della rivista AssoCounseling News. Responsabile di un'altra rivista, prima abbiamo detto AssoCounseling News, la sua invece? La rivista italiana di counseling, che è di tutti i counselor, io sono soltanto il direttore responsabile di questa rivista. È la rivista di counseling che arriva in Italia, che si costruisce in Italia, come all'estero ci sono riviste di counseling, perché se c'è una professione, frequentemente o quasi sempre, diciamo, c'è una rivista su quella professione. Esistono riviste italiane di psicologia, riviste italiane di ingegneria, riviste italiane di architettura, riviste italiane di design. La rivista italiana di counseling sarà la struttura su cui si va a collocare la conoscenza e l'esperienza dei counselor italiani, e permetterà di integrarsi con gli altri strumenti di condivisione della conoscenza che ci sono all'estero, e con i contatti che già abbiamo avremo contributi anche da paesi dove il counseling è una pratica consolidata, per esempio in tutte le scuole, in quasi tutti gli ospedali, in moltissimi reparti di maternità, negli asili e nelle situazioni difficili che non sono patologiche ma sono difficili. La testimonianza è anche la possibilità che noi abbiamo di far crescere questa classe di professionisti, e soprattutto quanti per esempio tra noi in quest'aula non lavorano normalmente o a tempo pieno come counselor, no? Quindi sono persone che magari si affacciano ora alla professione e che dal mio punto di vista hanno bisogno di trovare un contenitore e di trovare degli altri professionisti che comunque gli dicano: guarda, non è il counseling un Eden irraggiungibile e non dobbiamo accendere necessariamente altarini o lumini agli altari della burocrazia, cioè fare counseling in Italia significa soprattutto, dal mio punto di vista oggi, essere in grado di vivere nell'esperienza, di sfruttare l'esperienza per poter fare un percorso al contrario, perché il mio timore è che quando noi ci abitiamo intorno a dibattiti teorici, quando ci perdiamo nei meandri delle teorie, delle possibilità, delle convenzioni, delle definizioni, perdiamo di vista il vero spirito del counseling, che è quello di andare incontro alla gente, è quello della semplicità. Semplicità non vuol dire facilità, intendiamoci, il counseling non è facile, ma il counseling deve necessariamente passare attraverso uno spirito di semplicità e di concretezza, perché è quello che i nostri clienti ci chiedono, è il motivo per cui le persone vengono da noi e non vanno da altri professionisti. Allora si parlava di competenza, si parlava di cultura, si parlava di reputazione, Stamattina si è parlato di tante cose. Io voglio parlarvi della semplicità, perché la semplicità è, per me, e la concretezza sono la strada maestra per la nostra professione. Quando noi perdiamo di vista la centralità del cliente e quello che realmente possiamo esprimere all'interno di una relazione di counseling, temo che corriamo l'ingenuità di spostarci da questo centro. Dottoressa Caporale, il counselor visto dal cliente, questo è il tema del suo intervento. Io le chiedo il rapporto tra counselor e cliente, perché ricordiamo che chi si rivolge al counselor non è un paziente ma è un cliente. Esatto, il rapporto che si stabilisce tra counselor e cliente è soprattutto legato all'alleanza operativa rispetto ad un obiettivo, quindi il counselor e il cliente costruiscono una relazione di fiducia basata sul rispetto, sull'autenticità e sull'accettazione dei vissuti e dell'esperienza dell'altro, e partendo da questo si raggiunge l'obiettivo che in qualche modo si è contrattato nella fase di presa in carico, quindi diciamo che è un rapporto di collaborazione, probabilmente in maniera più spiccata nella relazione di counseling rispetto ad altre relazioni di aiuto. È ancora difficile far conoscere alla gente il counselor? Sì, abbastanza. Diciamo che il nostro obiettivo anche come associazione di categoria è quello di diffondere la figura professionale del counselor, ma soprattutto di costruire una cultura del counseling e quindi diciamo degli schemi di riferimento e la possibilità che le persone che si trovano in momenti di difficoltà possano trovare nel counseling una risposta, e perché questo sia possibile è necessario ovviamente che siano consapevoli di che cosa è, perché diversamente è un po' difficile. Ed ora la parola ai counselor, o a chi lo diventerà presto. Perché ha scelto di intraprendere questa professione? Ma perché comunque è una professione d'aiuto, il counselor è un facilitatore. Cosa significa essere counselor e perché ha scelto di intraprendere questo percorso? Essere counselor è un po' uno stile di vita, è un po' un modo di essere, un modo di stare al mondo. Ma per me è stata una scelta assolutamente casuale, per cui io dico sempre, mi è venuto in mano un volantino e ho voluto capire di cosa si trattasse. E alla fine comunque questo mi ha cambiato la vita. Ho scelto questo percorso iniziandolo come percorso formativo, mi sono resa conto di quanto fosse utile soprattutto per trovare strumenti per implementare le proprie capacità, e credo che sia un punto fondamentale soprattutto nella società odierna così difficile. Questa idea è nata da una consapevolezza, innanzitutto da una crisi di tipo esistenziale, poi è nata dalla forte consapevolezza di conoscere bene me stessa, per cui ho scelto proprio anche l'indirizzo psicosintetico, l'indirizzo assagiuliano, che col counseling psicosintetico e transpersonale vede l'uomo a 360 gradi. Questo tipo di conoscenza è molto molto importante per noi stessi e poi per operare appunto in campo. E in itinere c'è stato poi un cambiamento, diciamo, non un cambiamento, un approfondimento, per cui la mia, definiamola fra virgolette, specializzazione si è poi focalizzata sull'accompagnamento ai malati terminali. E in questo caso ci sono volute anche diverse esperienze di tirocinio in hospice, che sono strutture appunto appositamente predisposte dove si attuano le cure palliative per i malati appunto terminali. E ho dovuto seguire diversi corsi, diversi seminari, ho dovuto soprattutto comunque affrontare delle esperienze di vita, perché un mio formatore diceva sempre una cosa di cui non mi posso e non mi potrò mai dimenticare, diceva sempre: non possiamo accompagnare gli altri se non siamo stati nel posto in cui loro hanno provato del disagio. Allora, ancora non sono counselor perché faremo l'esame quest'anno a luglio. La mia esigenza era quella di dare un senso alla mia vita. Cioè. Quindi nonostante sia un medico ha deciso proprio di intraprendere questo percorso? Sì, l'ho deciso. Prima avevo fatto un percorso di analisi personale che è stato poi dopo quello che mi ha spinto anche a, se vogliamo, formalizzare un po' di più quello che era un po' la mia predisposizione. E quindi, nonostante di base sia medico, alla fine il percorso di counselor si è perfettamente inserito e integrato.